Bene, non mi rimane altro che invitare sul palco il dottor Faustini, direttore dell'Adige e della grandissima ospite. Lo dico con la voce che trema, perché per noi è davvero importante averla qui, è davvero importante la sua partecipazione e il suo intervento per il nostro festival, perché credo, anche parlando dietro le quinte, sposi appieno i valori fondanti della nostra idea, della nostra manifestazione. In ultima, volevo ringraziare nuovamente Cassa Rurale non soltanto per il contributo economico, ma per la piena libertà che ci ha appunto dato nella scelta del tema e nella scelta dei relatori. Ci ha sempre supportato in questa idea che viene dal basso, viene da noi giovani per creare un futuro migliore, un Trentino migliore, un'Italia migliore e un'Europa migliore. Grazie mille e buon festival a tutti. Grazie. 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 Buonasera, buonasera, bentrovati. Non è un ingresso a sorpresa, nel senso che ormai ve l'aspettavate, no? Che saremmo arrivati. Avevate una mezza idea su questo. Ci siamo smascherati non solo perché siamo vaccinati, ma anche perché siamo distanti, però ci teniamo al rispetto delle regole che deve essere rigorosa. E si parlava di Agorà, perché l'associazione ha preso questo bel nome, ed eccola l'Agorà, cioè questo misto di piazza, di comunità, di luogo dove si discute, dove ci si confronta e dove non si ha paura di un pensiero critico. Io parto, allora consentitemi di essere sincero, io do del tu alla professoressa Fornero, non essendo in TV, dove invece io detesto i colleghi che danno del tu anche agli allenatori e ai calciatori, mi sembra più corretto non fingere di darti del lei e continuare a darti del tu. Io però parto da una cosa anomala, cioè poco fa dei giovani hanno avvicinato la professoressa Fornero e io da cronista sono andato a cercare di origliare per capire cosa le stavano chiedendo. E poi però sono rimasto un po' sorpreso perché parlavano di patate e di cetrioli di montagna. Però è evidente che a volte bisogna avere la capacità di seminare per poi vedere crescere i frutti. E oggi in fondo parliamo un po' di questo. Professoressa Fornero. Allora, intanto lasciate che sia io a ringraziarvi. Dopo tanti ringraziamenti, sono davvero io a ringraziarvi per l'invito, per l'accoglienza, per la, se posso dire, quieta bellezza di questo borgo, per la gentilezza delle persone che ho incontrato e anche per il tempo. Il tempo stasera è dolcissimo, non sapevo, ieri sera mi hanno detto che è venuto un acquazzone, faceva anche freddo. Cioè hai portato quattro valigie per sicurezza, insomma? No. Però una giacca a vento piccola l'ho portata. E invece, adesso c'è qualcuno che dice adesso qualche cosettina ti dobbiamo dare perché è troppo perfetto, ma non importa. Voi mi sentite ugualmente? Sì? Sentite bene? Ecco, e no, porterò via da questa occasione alcune cose e un convincimento. Alcune cose sono una borsa di plastica, questo è l'unico neo, e io preferisco quelle di carta, che arriva non so bene da dove, che contiene effettivamente dei cetrioli e una lattuga, comunque un radicchio. Mi è stato detto vengono dalle Dolomiti genericamente e quindi io mi porto questi cetrioli e questo radicchio dalle Dolomiti. E ti porti anche la metafora che si portano dietro? Beh, la metafora dell'orto è qualcosa che... Allora, io ho usato l'orto intanto perché era una cosa che facevano i miei genitori, mio padre e mia madre, e lo curavano bene. Io non me ne sono mai occupata, ma ho capito che l'orto è qualcosa che ha un valore metaforico, ma anche un valore veramente di aiuto fisico. Cioè, dopo un po' c'è la fatica,
ma c'è la soddisfazione. E vi assicuro che andare giù con i miei nipotini a vedere cos'è spuntato, per me è una forma di relax. E quindi quando qualcuno mi ha proposto di fare un blog, io ho detto no, io non faccio blog, però un intervento, e come lo chiamiamo? Mi hanno detto la versione di Elsa, dico no, nessuna versione di Elsa. E allora l'abbiamo chiamato l'orto di Elsa, e c'è una cosa che si chiama l'orto di Elsa, che vuol dire proprio semina e raccolto, ma la semina e il raccolto sono separati temporalmente. E su questo torno dopo, perché il nostro PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è la nostra semina. Il raccolto verrà e dobbiamo avere questo sguardo, figuriamoci se non lo posso dire qui, in questa terra di De Gasperi, se non abbiamo lo sguardo lungo, abbiamo subito voglia del raccolto e allora li sbagliamo. E l'occasione della semina è questo nostro piano. Però mi porto anche un'altra cosa che voglio dire qui, e mi porto il convincimento che quando sarò giù, quando mi sento non proprio a posto, invece di andare sempre nell'orto, vengo qui a Borgo a passare qualche giorno. Credo che questa sia una cosa che sicuramente dà un ristoro. Ecco, usiamo la parola, può dare un grande ristoro. Quindi sono io che ringrazio voi. Devo anche dire che ho accettato molto volentieri, quando Davide mi ha scritto, invitato, ho accettato molto volentieri. Primo perché in questi anni io ho fatto come attività principale, devo anche dire che dal 19 sono in pensione, quindi è un'attività che faccio molto volentieri, ho accettato perché è dialogo, e io credo che il dialogo, che a me è mancato nel mio periodo romano da ministro, il dialogo sia fondamentale per di nuovo per ricostruire il paese, per permettere al paese la ripresa. Ogni tanto mi hanno chiesto, ma lei cosa direbbe a Draghi? E io dico sempre, lui sa. Se posso dirgli una cosa, dialoghi con le persone, non solo con i rappresentanti dei partiti, ma dialoghi il più possibile, trovi il modo, trovi le forme, dialoghi con le persone. Perché le persone hanno bisogno di sentire un'interlocuzione, hanno bisogno di sentire che chi ha responsabilità magari anche dei dubbi. Sicuramente non ci sono le certezze, anche se alcuni usano solo certezze come forma di interlocuzione, e però sentire che c'è un'idea, che c'è una guida, che ci sono ideali, aiuta tantissimo. E questo io credo che, ecco, forse il migliore consiglio che io posso dare a Draghi, che sa bene dove vuole andare, è esattamente questo. E poi perché l'invito veniva da giovani, e io credo che, ma questa è una banalità, i giovani sono il nostro futuro. Proprio oggi ho letto, non a caso, un intervento di Draghi qualche anno fa, che era un discorso su temi di carattere intergenerazionale, e lui cominciava dicendo: i giovani hanno bisogno della crescita e la crescita ha bisogno dei giovani. Senza giovani non c'è crescita. E guardate che questo per noi è un grosso problema, perché la transizione demografica nella quale siamo immersi, prescindiamo purtroppo per un momento da questa tremenda tragedia che è stata il Covid, ma vuol dire che noi avremo meno giovani, pochi giovani in rapporto alle altre classi di età. E questo getta una luce anche sulle nostre possibilità di crescita. Quindi i giovani hanno bisogno della crescita e la crescita ha bisogno dei giovani. Ed è su questo, e Draghi questo ce l'ha molto bene in mente, su questo che bisogna costruire l'orto, che bisogna seminare. Questo. Fai venire in mente San Carlo del Canavese, insomma, il tuo
antico ricordo. Mio borgo. Mi ricordo tra l'altro che c'è una bella immagine della stampa di una ragazzina prodigio che andava benissimo a scuola, che poi si scoprì essere Elsa Fornero. Stiamo parlando della stampa di qualche giorno fa, che però aveva dato spazio a questa ragazza del Canavese ben prima che poi si conquistasse questo spazio nel paese. E mi fa venire in mente il tema dell'ascensore sociale. C'è un bel libro di Federico Fubini, uscito nel 2018, che si intitola La maestra e la camorrista, e con, come dire, uno sforzo grammaticale un po' curioso, sotto c'era scritto: perché restiamo quelli che nasciamo, no? Cioè c'era quasi un gioco di parole. Perché? Perché effettivamente la figlia della maestra diventa la maestra, la figlia della camorrista o del camorrista, ahimè, restava camorrista. Il paese ha un problema, no? È immobile dal punto di vista sociale, ed è immobile per due ragioni: una, che non c'è un passaggio generazionale, e l'altro, che ha anche enormi problemi di passaggio culturale, di passaggio, se vuoi, anche rispetto alle logiche di carriera, rispetto alle possibilità che si danno alle nuove generazioni. Come la mettiamo con questo ascensore? Allora, il problema non solo esiste, ma si è anche aggravato negli ultimi decenni, perché noi abbiamo avuto un momento in cui forse c'è stata una convergenza tra nord e sud, uno sviluppo meno diseguale, però forse anche complice la globalizzazione. Adesso non vogliamo complicare troppo il discorso, ma questo è venuto meno, e quindi in questi decenni, voi lo sapete bene, la distribuzione dei redditi, la distribuzione delle ricchezze forse ancora di più, e la distribuzione del capitale umano si è un po' polarizzata. E allora questo è molto grave, proprio perché impedisce quello che è un tema a cui Fubini ha dedicato non solo quel libro, ma molti libri, e impedisce che chi nasce in un certo ambito sfortunato possa crescere. E io ho presentato uno dei libri di Fubini a Milano con lui, e nella presentazione ho fatto riferimento a un concetto che io, che sono nata in una famiglia operaia, quindi sono la prima ad essermi laureata nella mia famiglia, e dico queste cose non per rivendicare chissà che cosa, ma proprio per dimostrare che la mia generazione, nelle vicinanze di Torino, città industriale che allora si espandeva, che attirava molte famiglie dal sud, famiglie che avevano una speranza per sé, ma soprattutto per i loro figli, che i loro figli fossero in condizioni economiche migliori, e l'hanno realizzato, dal sud, dal Veneto. Ecco, io ricordo che da bambina avevo una chiara percezione: noi non abbiamo il Brenta che attraversa il mio paese, però c'è un ruscello, un torrentello, e avevo la chiara percezione che essere nate nella borgata di qua voleva dire essere un po' più fortunati di quelli che erano nati nella borgata di là del torrente. Io non sapevo spiegare queste cose, ma sapevo che le nostre famiglie comunque non è che fossimo ricchi proprio per niente, anzi i sacrifici li abbiamo fatti, mia madre e mio padre, però stavamo meglio. E perché di là? Era poche centinaia di metri, per il torrente piccolo, c'è un piccolo avvallamento. E di là che cosa c'era? C'era forse una minore sicurezza di lavoro, e forse anche una minore propensione da parte dei genitori a far studiare i figli, a chiedere che i figli studiassero. Questo è, io credo che noi, poi magari ne parliamo, ma sempre nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza c'è un capitolo che non è molto esplicitato, ma che tutto sommato parla di welfare. E noi, io non voglio parlare di pensioni stasera, ma abbiamo avuto una concezione del welfare sbilanciata sulla parte finale della nostra vita, cioè sul pensionamento. Ma se ci pensate, il welfare deve cominciare dalla nascita. E perché?
perché ci sono bambini che nascono in famiglie sfortunate, in famiglie povere, in famiglie che non hanno quella sensibilità nel comprendere, per esempio, l'importanza dell'istruzione per i loro figli. Allora tu, che sei lo Stato, capisci che questo non è una scelta e che quei bambini hanno così corso il rischio e si sono trovati in una famiglia, da un lato agiata, che dà loro tante cose, lo vediamo, e dall'altra parte una famiglia che invece non è magari in grado. Ma allora tu gli sforzi li devi concentrare più lì. Non puoi pensare sotto, diciamo, la forse illusione di dare tutto a tutti, di dire che il diritto è universale, e poi però accompagni questo con una pratica che finisce per escludere quelli che sono meno fortunati. E allora lì, e il welfare comincia lì, il welfare continua nella disponibilità di asili nido, scuole dell'infanzia, continua nella disponibilità di scuole che non è possibile che, se sono in periferia, hanno tutto il disagio dell'integrazione. A Torino ci sono alcune zone dove c'è un'alta concentrazione di immigrati. Quelle scuole sono oggettivamente più difficili. Più difficili, ma richiedono più risorse allora, non meno risorse. E cosa succedeva prima anche della famigerata sotto un certo profilo e benedetta sotto un altro DAD? Succedeva che, per esempio, le lavagne digitali erano nelle scuole del centro e non nelle scuole della periferia. E tutti i sussidi, le iniziative migliori delle scolastiche erano piuttosto lì. E non là, e no, è sbagliato questo, perché è là che i bambini rischiano di più per il seguito della loro vita. E poi c'è tutto il percorso di istruzione, di formazione, il dialogo. Parlo in una terra che ha una tradizione forte, che io ho sempre apprezzato e che da ministro ho anche cercato di esportare in altre parti del paese, che ha una tradizione forte di dialogo tra scuola e lavoro, forte e proficua. Tu eri venuta addirittura a studiare il sistema trentino, no? Raccontiamolo, no? Che io non ero solo pronta a studiare, ma ho visitato diverse volte delle scuole. La formazione professionale, no? I sistemi, ma certo. raccontaci. E c'era già un'iniziativa prima, ma avevo fortemente incoraggiato un programma che era di... diciamo così, esportare, magari il termine non è molto bello, ma insomma conta molto anche l'esempio, e dall'esempio viene un insegnamento positivo, questo modello di solido dialogo tra mondo della scuola e della formazione e mondo del lavoro, per esempio in Calabria. In generale nel sud questo dialogo è molto molto difficile. È vero, ci sono meno risorse, ci sono anche meno, c'è più diffidenza dell'uno nei confronti dell'altro. Poi sicuramente ci sono meno imprese e questo conta. Però è lì che c'è anche una responsabilità maggiore, perché è lì che devi formare le persone, non a emigrare, le formi perché poi emigrino. No, no. Le devi formare perché ci siano delle iniziative. Quindi tutte queste cose implicano, per chiudere il discorso che facevo, che la nostra ottica di welfare sia un'ottica di inclusione e di estensione alla vita, perché la nostra vita è piena di rischi, ma i rischi non sono equamente ripartiti e il rischio di non salire la scala sociale è molto molto più grande per un bambino che nasce in certe condizioni rispetto a un altro. Ci sono, voi sapete, in America sono sempre un po' esagerati, ma oggi si sceglie l'asilo nido per permettere al figlio di poter avere una chance di andare nelle migliori università. E quindi, se tuo figlio non comincia a frequentare il nido e la scuola dell'infanzia giuste, non andrà mai a Harvard. Questo è un paradosso. È anche il paradosso che ha portato alla diseguaglianza.
perché tu agli asili nido e alle scuole materne vai se hai tanti soldi e puoi pagarle, altrimenti non ci vai. Quindi però loro non ce l'hanno, il welfare nostro. No, visto che citi Harvard, tra l'altro anche lì viene in mente che c'è un fiume, no, che divide l'MIT e Harvard, per cui grande dibattito anche in quel luogo. Però c'è il rischio che oggi alcuni giovani italiani che magari fanno strada come Davide, studiano, fanno i ricercatori, vanno ad Harvard, poi non tornino. Cioè stiamo rischiando di perderci la meglio gioventù per strada? Non è che stiamo rischiando, in gran parte l'abbiamo già fatto, perché dal sud del paese in questi 15 anni sono andati via circa 1,5 milioni di persone. 15-18 anni sono dati della Sfimez. Cioè, cosa vuol dire avere dei figli, educarli e poi sentire loro dire, è un test che io faccio spesso con i miei studenti, sentire dire no, ma io devo andare fuori perché, e lo dicono a Torino, perché qui non ci sono prospettive. Questo è una vera tragedia. Cioè, noi siamo favorevoli al fatto, tutti, voglio dire voi, io, siamo favorevoli al fatto che i ragazzi facciano degli scambi, che vadano all'estero, che vadano in Europa, favorevolissimi. Però poi dovremmo avere attrattiva per giovani che vengono da noi, non solo per i mesi dell'Erasmus, ma anche di più per cercare qui delle occasioni. Purtroppo noi abbiamo avuto un senso unico, l'uscita dall'Italia per trovare opportunità che nell'Italia non c'erano. Ma questo è un'altra degli aspetti gravi del nostro declino, perché non c'è un'altra parola che non sia inutilmente consolatoria per descrivere le vicende dell'Italia nell'ultimo ventennio. È un declino. È un declino, e su questo declino sono arrivate in maniera violenta due grandi crisi nel decennio, in un decennio. Prima la crisi finanziaria del 2008, alla quale alcuni non hanno voluto credere o che hanno troppo frettolosamente, come dire, addebitato a cattivi, agli stranieri cattivi che non ci amano, troppo frettolosamente addebitato ad altri, e l'altra alla crisi pandemica. Allora, se voi pensate a una generazione che si sia affacciata, diciamo, a metà degli anni 2000, primo decennio degli anni 2000, all'età adulta, e questa è una generazione che ha visto una crisi devastante prolungata, in un paese fragile, in un paese fragile. Qui, ripeto, voi siete, non siete la parte fragile del paese, ma anche perché c'è, signor Sindaco, un grande senso di comunità qui, un grande senso di, anche queste iniziative lo dimostrano, ma io che ho frequentato molto il Veneto e il Trentino lo vedo che questo c'è. L'appello al senso di comunità qui è molto forte. Ed è un grande valore, però la fragilità nel paese esiste e in questa fragilità le crisi hanno privato molti giovani, perché questi sono bei giovani, belli a vedere, belli a sentire. Dove sei, Davide? Davide è all'estrema sinistra, intesa non come posizione politica, ma come posizione di seduta. E sono anche... così li si sente volentieri, scaldano il cuore, però l'Italia non è così tutta, non è così tutta. E noi dobbiamo puntare sui Davide anche per includere. È una parola che io amo molto. Non a caso, quando ho firmato la legge di riforma del mercato del lavoro, secondo me, lo dico in modo pacato, pacatissimo, ingiustamente subito dismessa perché non produceva risultati dopo 2 settimane, questo è stato anche scritto sui giornali. Bene, io avevo scelto 2 parole per descrivere l'obiettivo di quella legge, che era di fare un mercato del lavoro, magari a qualcuno la parola mercato non piace, sostituitela
con l'espressione mondo del lavoro, che adesso va di più, inclusivo e dinamico. E noi abbiamo qualcosa come 2 milioni di NEET, persone giovani della loro età, che non studiano e non lavorano. Una tragedia nella tragedia, perché voi lo sapete, stare lontani. E purtroppo oggi ci sono anche tutti i mezzi, dispositivi digitali, informatici, che consentono l'isolamento, perché tu sei sempre connesso anche se sei sempre isolato. È una finta, un finto dialogo, una finta, un finto legame, però sei sempre con gli altri, ma sei solo. E questo è una tragedia, quella dei 2 milioni di NEET. Tra l'altro noi abbiamo il più alto numero di NEET in Europa, giovani che non studiano. E questo io avevo inclusivo perché bisogna includerli. Se studi, studi. Ed è bello studiare, deve essere bello studiare. E poi magari fai anche delle piccole esperienze di lavoro. Abbiamo anche cercato di valorizzare i tirocini. E se lavori, tanto non lavori sempre, perché oggi lavori e poi devi di nuovo studiare, questa è l'altra questione, la formazione permanente, quello che si chiama, termine tecnico usato, lifelong learning, apprendimento lungo tutta la vita, che è una cosa alla quale dobbiamo abituarci. Ma devi includere le persone, dire che queste non sono prediche dei moralisti o dei falsi moralisti. Questi sono valori della vita, qualcosa su cui costruire, semine, la semina. E questo è. E però noi abbiamo avuto divisione, abbiamo avuto esclusione, abbiamo avuto marginalizzazione in un, diciamo, clima nel quale però noi difendevamo i diritti. L'enunciazione e la difesa dei diritti è sacrosanta, ma poi vanno applicati, e vanno applicati considerando soprattutto coloro che hanno maggiore fragilità, e questo è il tempo delle fragilità. Allora, ho notato che al minuto 26 hai per la prima volta detto due parole in inglese, apprezzavo molto che siamo riusciti senza formule inglesi a parlare per 26 minuti. Tu che insegni ancora in inglese, per cui va detto anche questo, che molti corsi li tieni in lingua, però esistono ancora le parole italiane, no? Non serve sempre parlare, certo, no. Di jobs, si può parlare di lavoro, si può parlare di mercato. Io insegno in inglese anche perché ho molti studenti che vengono da paesi stranieri, e molti sono da paesi poveri. E cioè fai anche import e non solo export, ecco, rispetto agli studenti che poi cediamo agli altri paesi. Sì, sono studenti con borse di studio, sicuramente molti di loro fanno i riders. E devo dire una cosa, che io insegno loro macroeconomia, e non è facile, ma devo dire che poi ricevo da loro delle lettere bellissime, magari in un inglese molto approssimativo, delle lettere bellissime che ti fanno capire che loro hanno aperto i loro orizzonti e hanno compreso qualcosa della complessità del mondo anche nostro occidentale, perché in molti casi vengono da paesi veramente poveri, cioè dal Pakistan, qualcuno dall'Afghanistan, ne abbiamo qualcuno, e insomma, non sono, e fanno tutti, quasi tutti, i riders per mantenersi anche un po'. Mentre ti ascoltavo mi veniva in mente una pagina del libro di Enrico Letta, inteso come professore, non come nuovo segretario del PD, nel famoso libro Ho imparato, che giocava un po' anche sulle cose che gli avevano detto quando gli avevano detto di stare sereno. E a un certo punto c'è una bella immagine, che è un'immagine di un vecchio numero della Domenica del Corriere, in cui si fa vedere sostanzialmente quale fosse in quegli anni lontani il peso dell'Europa e di conseguenza dell'Italia. E poi invece è riproposta quell'immagine oggi, cioè con la sensazione di vivere in un'Italia che rischia un po' di avere un ruolo marginale. Cioè siamo ancora al tavolo dei potenti, siamo ancora al tavolo delle economie che contano, però c'è il rischio che il paese Italia, ma anche lo stesso continente europeo, perda
qualche metro rispetto alle altre economie? Perché il tema dei giovani è legato anche a questo. Certo, abbiamo detto prima, i giovani hanno bisogno della crescita e la crescita ha bisogno dei giovani, quindi è una interrelazione che non si può spezzare a meno di andare, per l'appunto, di continuare il declino. E, beh, io abbiamo detto molte volte in compenso la parola rischio stasera, e allora io di nuovo lo dico con grande pacatezza, ma noi abbiamo corso dei rischi grandissimi. Abbiamo corso il rischio, non sto parlando della crisi finanziaria, ma abbiamo corso il rischio noi che dell'Europa abbiamo bisogno, così come l'Europa ha bisogno di noi, abbiamo corso il rischio di uscire dall'Europa. Guardate, io sono una persona che di solito ha molti dubbi, perché so benissimo che la complessità del mondo che ci circonda è molto superiore a quella fettina che noi possiamo comprendere. Però io ho una certezza che uscire dall'euro e magari dall'Europa per noi sarebbe stata una vera tragedia che avrebbe condannato le giovani generazioni. Noi questo rischio un po' l'abbiamo corso perché qualcuno pensava che fosse opportuno uscire dall'Europa. Ecco, noi adesso questo rischio non lo corriamo più. Questo è una cosa, dovremmo su questo di nuovo costruire, andare al di là del facile europeismo che adesso è di tutti, andare a scavare i motivi per cui ci sentiamo oggi più europei, chiedere delle cose all'Europa. Ecco, oggi noi che abbiamo corso quel rischio e l'abbiamo per fortuna evitato. Pensateci bene a questa cosa, perché non è frequentemente, come dire, raccontata, ma per me io l'ho vissuta come un grande rischio. E pensiamo al fatto che abbiamo superato il rischio e che adesso noi in Europa siamo autorevolmente rappresentati. Non è un piccolo cambiamento, È una cosa che tu dici, ok, e per i miei, sì, l'applauso qui lo dobbiamo dare al paese, che veramente il paese, siamo un po' così noi, no? Che ci piace arrivare fino all'estremo e poi però abbiamo l'attimo di anche unione sulle cose che contano, e quindi quel rischio lì l'abbiamo evitato, quel rischio lì è la vostra speranza. Ma in Europa noi oggi siamo autorevoli e forse abbiamo il più autorevole presidente, più autorevole capo di Stato, capo di governo. Scusate, ma non è del tutto una gaffe considerato quello che si dice, forse sai delle cose che noi ancora non sappiamo. Allora, il più autorevole politico al governo in Europa oggi, questo di nuovo credo che più o meno tutti lo... E lui ha una conoscenza dell'Europa e del mondo che non solo permette di costruire su questa autorevolezza, ma anche di spostare un po' ciò che l'Europa è stata finora. Ma pensate al vostro De Gasperi. Lui aveva un'idea dell'Europa. Lui ha lavorato perché l'Italia andasse verso quella idea. Lui ha messo delle pietre miliari su questo percorso. Io non voglio dire che abbiamo un nuovo De Gasperi, non voglio fare paragoni che non mi competono. Però ha vinto il premio De Gasperi datogli dal Trentino. Lo so, forse non a caso, no? La forse dimostrazione che è un drago, insomma, cioè ci deve essere, no, qualche forza in più. Però diciamo che c'è oggi una possibilità che l'Italia possa contribuire anche a migliorare l'Europa. Perché gli italiani hanno abbandonato le velleità di lasciarla. Anche sapete che abbiamo avuto per un po' di tempo gli atteggiamenti più anti-europeisti, brutti. E adesso no, anche gli italiani sono convinti che l'Europa ci voglia dentro, ci voglia proprio dentro. Però visto che parlavi di noi italiani di solito i draghi li bruciamo in un paio d'anni, cioè quando compaiono, cioè c'è questo rischio perché
Allora c'è il tema della popolarità e impopolarità, perché sì, a volte poi un governo è un crinale, esatto, che tu conosci bene, no? Perché a volte bisogna prendere decisioni impopolari pensando, come avrebbe detto De Gasperi, alle nuove generazioni e non alle prossime elezioni. Questo e dall'altra c'è il tema appunto della fretta degli italiani, perché siamo fantastici quando dobbiamo idolatrare, però tendiamo anche all'odio dopo un paio d'anni. Però qui abbiamo uno strumento nuovo ed è uno strumento che dovremmo prendere anche noi cittadini molto sul serio e far sentire il pungolo al governo e ai politici. Lo strumento è questo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Guardate, per la prima volta, perché i governi fanno sempre dei programmi triennali, però sono tutte cose che vengono normalmente disattese dopo che sono state fatte, anzi di solito... No, magari... ancora prima, no? Servono per fare la coalizione e poi si mettono in un cassetto, sì, ecco, perché sono divisivi. Questa volta non è così, perché questo piano intanto dura 6 anni, ci vincola, l'abbiamo scelto noi, l'abbiamo scelto interloquendo con l'Europa, l'abbiamo scelto con un dialogo con l'Europa, ma l'Europa ci dice anche... non voglio parlare dei condizionamenti adesso dell'Europa, l'Europa ci dice anche questo piano però devi attuarlo, devi realizzarlo, devi seguirlo bene. E questo, guardate che per la prima volta, anche questa è un'osservazione che mi veniva, supponiamo andiamo alla fine legislatura e speriamo di avere ancora il migliore governo d'Europa, diciamolo solo così. Ma se anche avessimo un altro governo non potrebbe mica cambiare, qual è l'abitudine dei governi? E chi ne arriva sfasciare uno, quello che fa il precedente e sfasciare quello che ha fatto il precedente. Parentesi, io ho incontrato almeno 3 volte la Merkel e in una volta abbiamo avuto un colloquio, non era bilaterale, c'erano altri, e una delle cose che lei ha detto per prima, mi aveva chiesto della riforma del mercato del lavoro, come intendevo, e poi mi ha detto, sa, io sono stata fortunata, perché io sono arrivata che le riforme del lavoro erano state fatte dal governo precedente, che Schröder, era il governo Schröder, in tre anni, le cosiddette riforme Arz, che avevano destato molta impopolarità al governo. Infatti Schröder perse, diciamocelo, le elezioni, e dice io sono arrivata e ho potuto beneficiare del fatto che il mio predecessore avesse già realizzato le riforme. Su quelle riforme io ho costruito. E questo, che cos'è questo se non uno statista? Non ha detto cancelliamo quelle schifezze che ha fatto il governo socialdemocratico prima di noi. Non ha detto quello. È un modo per riconoscere che c'è una continuità. Allora io dicevo che se anche cambiasse governo e quel governo dicesse no, tutto quello che è stato fatto prima è uno schifo, non lo può fare perché c'è un piano. È un piano che ci dà per 6 anni una scansione. Non su tutto, per carità, ma su molte cose. E attaccato quel piano ci sono 250 miliardi, 209 che arrivano dall'Europa, che in gran parte dovremmo restituire, e poi ci sono gli altri che noi abbiamo aggiunto. 250 miliardi, qualcuno dice molto meno di quello che ha messo Biden, vero, però molto di più di quanto non avessimo prima, perché io ricordo che quando ero ministro la cosa che mi veniva sempre detta quando facevo la riforma del lavoro, dicevo ma su quali risorse io posso contare per fare politiche attive? E la risposta era nessuna, perché bisogna ridurre la spesa. Ah, difficile, difficilissimo fare politica così, soprattutto fare politica che piaccia ai cittadini. Invece questa volta diciamo così che ci sarà anche una sorta di raccordo forzato tra le politiche dei governi di questi 6 anni, a meno che noi non siamo così folli da sfasciare tutto.
questo rischio, di nuovo uso il termine rischio, questo rischio secondo me oggi è piccolissimo, però dobbiamo evitarlo noi, noi cittadini, voi giovani, perché il piano non è la perfezione, niente è perfetto, figuriamoci un piano, però è una strada, è un processo, è un percorso. E siccome il Paese non cambia con atti unilaterali, il Paese deve cambiare attraverso un percorso coerente, seguito con una certa costanza, con buona volontà e anche con coesione. Hai voglia. Mentre parlavi della Merkel mi venivano in mente due immagini. Una è in un libro di Fabio Barbieri dedicato alla Germania, che qualche anno fa aveva calcolato che c'erano stati 57 governi in Italia e 7 in Germania, una cosa del genere, cioè c'è per dare l'idea della nostra stabilità rispetto alla stabilità tedesca. Invece proprio oggi è venuta fuori una frase che è stata scritta nei libri in Germania, dicendo che la cancelliera, in questo momento è Angela Merkel, è un ruolo ricoperto da una donna, potrebbe diventare cancelliere anche un uomo. C'è scritto una cosa bellissima, insomma, noi non siamo proprio abituati. Te lo chiedo perché nel PNRR, oltre a non esserci tantissimo spazio per i giovani, c'è pochissimo spazio anche per le donne. Tra l'altro c'è qualcuno che ha fatto un calcolo e andando a vedere che si vanno a finanziare degli investimenti in settori che di solito garantiscono un'occupazione prevalentemente maschile. Allora, se una oggi nasce giovane e di conseguenza donna in questo paese, che speranze ha anche rispetto a questi progetti, a questi programmi? Allora, intanto diciamo che la probabilità che, dunque mi hanno detto, e questa è un'altra cosa bellissima, che a distanza di pochi giorni qui a Borgo sono nate due coppie di gemelli, in una famiglia due gemellini maschi e in un'altra due gemelline, due bambine. Quindi questo è bellissimo, allora facciamo un applauso a tutti questi nuovi nati di Borgo, perché trovo bellissimo. Ho visto tantissimi fiocchi e mi hanno detto che erano per i gemelli maschi e poi però mi hanno anche detto che c'erano delle gemelline nate da poco. Allora, le bambine che nascono oggi hanno una probabilità di avere maggiore istruzione dei maschi e quindi mettiamo a 24-25 anni di essere più istruite. Sono la probabilità che abbiano un dottorato oggi, sui dati di oggi, riferiti alle generazioni attualmente della vostra età, è che le ragazze sono più istruite. Però di lì comincia un percorso che le vede svantaggiate. E sono svantaggiate perché, allora, le leggi sulla parità ci sono, le abbiamo noi, qualche volta le violiamo. L'Europa ci ricorda che non si possono violare le leggi sulla parità, c'è la Corte dell'AIA che ce lo dice, qualche volta obbliga il nostro governo a fare anche dei cambiamenti. Ricordo una cosa sola, perché l'unico accenno che farò, quando io ho equiparato, lo dico per le persone, le donne qui che magari mi hanno mandato degli accidenti, quando è aumentato l'età di pensione. Mi sembra strano, non si lamentava nessuno in quel periodo, però può essere che magari qualcuno si sia lamentato. No, c'è una signora che mi ha detto che all'inizio c'aveva molta rabbia nei miei riguardi, ma che poi ha capito. E il punto è questo, che c'era stata una sentenza della Corte Europea di Giustizia che aveva sanzionato il nostro governo nell'ambito del pubblico impiego per una diversa età di pensionamento tra uomini e donne, cioè le donne nel pubblico impiego andavano in pensione prima. Non parlo di quell'aberrazione che sono state le baby pensione, quando si andava in pensione con 15 anni di anzianità nel pubblico impiego. Ebbene, allora domandatevi voi, c'è una ragione per cui nel pubblico impiego noi siamo sanzionati dall'Europa che ci dice dovete equiparare l'età di pensionamento, e nel settore privato invece no, continuava la disparità. Da ministro io ho equiparato e mi hanno accusata di nefandezze, ma il punto è, non è che pensiamo, perché guardate, qui è una cosa sottile, qualcuno potrebbe dire già, ma siccome nel pubblico impiego si lavora meno,
e nel settore privato si lavora di più, è più faticoso, allora nel pubblico impiego tu puoi dire che le donne devono lavorare fino all'età a cui vanno in pensione i maschi, e invece nel settore privato bisogna mandarle via prima. Non credo che sia questo, perché sarebbe inaccettabile. Anche perché il settore privato, signori, è fatto anche di banche, di compagnie d'assicurazioni, di molte imprese nei servizi. Quindi o pensiamo al lavoro della fabbrica, e allora lì può essere un discorso di lavoro gravoso. Può essere un discorso di maternità, tutte cose accettabilissime che si devono considerare. Ma non è che dici perché lavori nel pubblico vai in pensione se sei donna alla stessa età degli uomini e nel privato no. Comunque dicevamo che studiano di più, però poi hanno tutta una serie di vincoli. I vincoli stanno molto nei comportamenti. Io e faccio come si cambiano? Dico solo che faccio spesso un test con le mie giovani colleghe, perché a me capitò. Mi capitò, molte cose capitano nella vita, e mi capitò una volta di sentirmi dire la frase: in fondo tu sei moglie e madre, cosa che io considerai un'ingiustizia, perché non c'entrava niente con la posizione che era stata data a un mio collega maschio, con il quale io avevo buonissimi rapporti. Ma scegliere sulla base del fatto che in fondo tu sei moglie e madre e quindi hai le tue soddisfazioni al di fuori, non è accettabile. Perché in fondo tu sei marito e padre, e perché dovresti avere meno soddisfazione di me? Questo è il punto. E questa cosa, purtroppo, questa mentalità è ancora presente. Questa mentalità del in fondo tu le tue soddisfazioni le ottieni anche in ambito familiare, mentre è normale che le donne, che gli uomini siano quelli che portano a casa il reddito che serve per la famiglia. Allora io dico che c'è un valore che noi dobbiamo trasmettere e acquisire, e io lo chiamo il valore sociale dell'indipendenza economica delle donne. Noi diamo troppo poco valore come società al fatto che le donne abbiano indipendenza economica. In fondo agli uomini piace l'idea che la donna dipenda un po', e da qui viene tutto il discorso fortemente maschilista, che poi nelle sue forme aberranti porta alla violenza all'interno delle famiglie. E a questo proposito io voglio dire che se c'è una cosa, questa ci tengo a dirvela perché mi hanno accusata di tutto, ma una cosa di cui sono stata molto orgogliosa come ministro è stato, e non è stata facile perché c'era molta opposizione, io ho firmato a Strasburgo, superando ostacoli, la Convenzione di Istanbul contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Quella convinzione che poi è stata recepita dal che l'Italia non firmava mai, no? Che l'Italia non firmava, e che, badate bene, Erdogan ha detto che vuole, è stata firmata a Istanbul, ma Erdogan ha detto che lui disconosce, non vuole riconoscere quella convenzione. E lì al centro c'è proprio l'indipendenza delle donne, cioè le donne che sono hanno le stesse aspirazioni degli uomini, e ciò non ha niente in contrasto con la formazione di una famiglia. L'altra cosa che avevo fatto è stata anche questa, c'è ancora per fortuna, i voucher era: hai un figlio, hai il periodo di congedo obbligatorio, poi hai un periodo in cui puoi estendere il congedo. E noi abbiamo detto, questa è stata proprio una cosa che ho voluto io, abbiamo detto, beh, ma ci può essere una mamma che magari preferisce andare al lavoro e lasciare il bambino a una babysitter o in un asilo nido, diamole un aiuto perché possa fare questo. Infatti era chiamato il voucher babysitter, che
avevano cancellato ma poi hanno rimesso, proprio per segnalare il fatto che non è che una mamma che non prende il congedo di maternità al di là dell'obbligatorio è una cattiva madre, solo perché dice no, io adesso voglio anche pensare al mio lavoro. È questo che sono queste cose che sono sottili, pervasive e ostacolano molto le donne. Quando io ero un consiglio di amministrazione di una banca, e io dicevo sempre... Intesa San Paolo, no? Cioè, sì, ma fate attenzione, per esempio, agli orari in cui mettete le riunioni. E molte riunioni si mettevano strategicamente a un orario in cui le donne non potevano mai esserci. E queste cose non sono più accettabili. Quindi le leggi ci sono, mancano i comportamenti. E poi mancano le facilitazioni. Una idea, adesso si parla di riforma fiscale, l'ha anticipata ieri il ministro dell'economia, Daniele Franco, e una delle idee era quella di tassare meno il reddito della donna a parità di reddito. È una violazione del principio di eguaglianza. Però la Costituzione ammette eccezioni temporanee al principio di eguaglianza per forzare una situazione di diseguaglianza. Pensate alla legge sulle quote. Noi siamo favorevoli al merito. Noi non vogliamo entrare nei consigli d'amministrazione per quote. In quanto panda. Ecco, in quanto... Però, ragazzi, se poi nessuno ti fa entrare... Se poi l'obiezione è no, non ce n'è abbastanza di brave, allora le quote funzionano e hanno funzionato. E quella è una forzatura, però è una forzatura che tra l'altro va anche a vantaggio degli uomini, perché non puoi fare un consiglio di amministrazione di una società quotata senza che ci sia anche una rappresentanza maschile, quindi anche questo va considerato. Ma un'idea potrebbe essere quella di tassare meno il reddito delle donne, va studiata bene, perché la donna perché sta a casa di più? Perché il lavoro di cura è ancora quasi tutto sulle donne? Per la semplice ragione che il reddito della donna è più basso. Al netto della tassazione tu lo puoi eguagliare e quindi questo può aiutare e dire ma per una volta vai tu, stai a casa tu e io vado a lavorare e io vado in ufficio. Queste sono cose che possono cambiare i comportamenti e io credo, adesso abbiamo anche avuto il G20 delle donne, è stato importante, ci sono delle politiche di cui si raccomanda l'applicazione e io credo che basta, è venuto il tempo della parità. Non siete convinti anche voi? Io credo di sì. E poi la selezione si fa sul merito. Però non siete tanto convinti, eh? Non è stato proprio un applausone. Non tanto convinti. Sì, ma alcuni conti si regolano poi a casa, per cui insomma, sistemeranno più tardi. Però mentre dicevi questo, mi rendevo conto di una cosa. Per cambiare la cultura di un paese bisogna probabilmente anche forzare a volte, ed ecco le quote. E stavo pensando, forse vi dico una cosa che non sapete... Prima di Elsa Fornero, sapete quante ministre del lavoro ci sono state in Italia? Una, Tina Anselmi. Cioè, voglio dire, questo vi dà l'idea, no? Perché se tu metti a capo del Ministero del Lavoro una donna, forse questi temi si sollevano finalmente. Se nella storia metti due donne complessivamente a guidare il Ministero del Lavoro, qualche dubbio sull'approccio culturale, ancora prima che politico e istituzionale... Ma... Voglio dire una cosa, l'approccio culturale, anche qui le cose vanno un po' scavate, perché l'approccio culturale è buonista. Dietro... Torniamo al popolarità, impopolarità, cioè è più popolare... Certo, il fatto è che si dice, per esempio, la donna merita il pensionamento anticipato. Ma perché merita? Fra l'altro la donna vive di più a lungo, lo sapete... Ma allora perché merita il pensionamento anticipato? Ma perché prima non le diamo le stesse opportunità, quindi questa è una compensazione a posteriori per una discriminazione a priori. E queste politiche sono politiche paternalistiche.
sono politiche, diciamo così, di un potere maschile, è proprio così. E allora noi ti compensiamo. Tra l'altro, alcuni economisti hanno dimostrato che il pensionamento anticipato scoraggia la carriera delle donne, perché se tu hai una possibilità di andare in pensione prima, comunque allora ti impegni meno, sarai quella che prende più congedi in famiglia sempre, perché consideri il lavoro una parte necessaria, ma anche non una parte paritetica con quella del compagno. E queste cose fanno parte di un bagaglio culturale che va considerato. Per fortuna le giovani generazioni non hanno più queste remore, anche se è vero che bisogna sempre essere vigili e pretendere, ma è ancora vero che la storia del in fondo sei moglie e madre è stata fatta anche a colleghe mie molto più giovani di me, quindi è ancora lì, bisogna ancora lavorare. All'economista che c'è in te voglio chiedere una cosa sulla tenuta del sistema, perché spesso ci si chiede, no, ce la farà il paese, adesso ci stiamo indebitando, prima parlando con Davide c'era anche un ragionamento sul debito, c'è stato un momento in cui indebitarsi era un valore, un momento in cui indebitarsi era un problema, sia come singolo, sia come famiglia, anche se le nostre famiglie sono molto meno indebitate dello Stato, no? Come dimostrano tutti gli studi. Però ecco, come siamo messi secondo te? Cioè la situazione oggi sembra florida anche perché si scommette con soldi che ancora non abbiamo, diciamocelo. Adesso parlo del debito, ma prima voglio raccontarvi una storiellina proprio piccola. E la scorsa settimana ho preso per la prima volta da molto tempo un aereo per andare a Roma e di ritorno la hostess mi avvicina e mi dice: professoressa, secondo lei ce la faremo? Allora io ho detto, ma io penso che se non ce la facciamo oggi, nelle condizioni in cui siamo, cioè con un governo molto buono, con questi soldi che arrivano dall'Europa, con... E poi sapete cosa? Ho visto che lei era un po' delusa e lei mi sta parlando di Alitalia e quindi la domanda... Ma gli stavo dicendo, spero non di quel volo specifico, insomma. No, no. Ce la faremo, era, ce la farà Alitalia. Allora lì sono stata un po' più vaga perché, insomma, vabbè, non diciamo... Allora io... Non sei così convinta su Alitalia, sul paese... Insomma, Alitalia è una questione irrisolta e lei usava anche l'espressione... però è la compagnia di bandiera, tutte cose molto importanti, ma poi dobbiamo anche fare i conti. E i conti dobbiamo e torniamo fare... all'impopolarità. E torniamo all'impopolarità e a loro, perché l'impopolarità deriva dalla miopia con cui si guardano le cose, cioè dal fatto di guardare all'oggi, perché se... ed è questa la mia esperienza anche nel dialogo con le persone. Perché se tu, e anche l'importanza che io do all'educazione economico-finanziaria, se tu capisci e cerchi di capire che le scelte di oggi hanno conseguenze nel futuro e che quindi fare debito è comunque un atto che ha una sua responsabilità intrinseca, non piccola, allora tu dici io devo spendere questi soldi che prendo a prestito in modo da facilitare che domani quelli che dovranno rimborsare possano farlo senza avere angosce, senza dover sacrificare loro stessi, il loro reddito e la loro vita. E questo è il punto. Ora, io avevo scritto una volta una cosa, che c'è un versetto della Bibbia che dice: i padri mangiarono l'uva acerba e i figli ne ebbero i denti allegati quando, ecco, cioè noi non possiamo continuare a mangiare l'uva acerba, noi dobbiamo prendere a prestito per, anche qui torniamo all'inizio della nostra conversazione, perché dobbiamo piantare delle nuove viti, perché dobbiamo piantare dei nuovi ulivi, perché dobbiamo fare investimenti. Gli investimenti sono qualcosa che permetterà a loro di ripagare questo debito. Oggi noi abbiamo 2.600 miliardi di debito e per un paese sono tanti.
Allora il debito sta lì. Oggi nessuno ci chiede conto di questo debito. Oggi se noi prendiamo il percorso, la strada e la seguiamo, quella che è stata delineata e la seguiamo e mostriamo che vogliamo fare due cose, riforme, perché sono scritte lì, e investimenti, che sono scritti lì. Investimenti anche nel, scusate il termine, a qualcuno non piace, lo trovano ridicolo, nel capitale umano, cioè investimenti nelle persone, in noi stessi, nei nostri figli, nei nostri nipoti. Bene, se facciamo questo, il debito è sostenibile, però bisogna farlo e non possiamo pensare, Franco ieri ha detto una cosa importante, passata un po' sul... Hai fatto caso che tra l'altro il presidente della Cassa Rurale gli assomiglia un po', no? Per cui si vede che per arrivare a vertici economici bisogna... Beh, Franco è friulano, no? È friulano, molto, cioè questo rigore... Un po' simile a noi per questo, insomma. Sì. E comunque voglio dire che ha detto una cosa molto importante che è stata accolta, ha detto non possiamo fare una riforma fiscale in disavanzo, l'ha detto, eh? Ma sapete cosa vuol dire fare una riforma fiscale in disavanzo? Vuol dire che qualunque sgravio fiscale che dai lo devi coprire con minore spesa, perché altrimenti... Se dai uno sgravio fiscale, allora si forma una perdita di gettito e che devi coprire. E come la copri? O con la riduzione della spesa oppure facendo disavanzo e debito. E lui ha detto non lo facciamo. Secondo me non è stato commentato dai partiti, ma io qui mi aspetto che non ci sia proprio un grande entusiasmo su questo. E di nuovo qui sì che dobbiamo fare attenzione. Vogliamo redistribuire le imposte? Sì. Vogliamo ridurre le imposte sul lavoro? Sì. Vogliamo magari inserire una questione delle donne all'interno della riforma fiscale? Sì. Però tutto questo bisogna finanziarlo con riduzione delle spese. Provate, vi dico, vi lascio l'esercizio, vi lascio il compito a casa. Provate a immaginare i partiti nell'atto di dire questa spesa la cancelliamo, quest'altra spesa la cancelliamo. Immaginate voi. C'è un'altra cosa che ti voglio chiedere prima di aprire le domande al pubblico ed è questa. Mentre cercano di immaginarsi i partiti che ovviamente diranno no e torniamo a popolarità e impopolarità. E la cosa che voglio chiederti però è rispetto a quello che hai fatto... In quelle stagioni difficili e necessarie per il paese, rifaresti tutto? In un certo senso hai già risposto col silenzio, però. No, se la domanda è rifarei il ministro, io dico sempre che allora la storia non si ripete, quindi io non ho nessun dubbio che oggi, se nessuno me lo chiederà, ma tanto per sgombrare il campo. Se mi chiedessero di fare il ministro direi no, grazie. Però ti hanno chiesto di partecipare a un tavolo importante, comunque bene, un tavolo indirizzo, ma va bene, tecnico. Io, se le persone mi invitano, io dico sì a Draghi, come ho detto sì a Davide. Non è... E questa qualcuno... Qua... No, adesso vi dico un'altra cosa. Davide è santo subito, praticamente. Vi dico un'altra cosa, no? Perché un'altra battuta. Cioè, è iniziata perché la campagna elettorale. Mio marito si chiama Mario... come un certo Monti, come Mario un certo Draghi. Monti si chiama Mario e Mario Draghi. Allora qualcuno ha fatto la battuta, ma tu proprio non resisti ai Mario. E io posso dimostrare che anche i Davide... Anche i Davide oppure, nel loro piccolo. Oppure sì. Allora, questo è... No, ma al di là di queste battute, se quelle circostanze mi hanno portata a dire sì, perché il paese era in condizioni difficili, io non ci ho pensato una giornata, ho dovuto dare una risposta entro un'ora e il giorno prima, no, il giorno stesso in cui è arrivata la richiesta alle 9:30 di sera, quel giorno lì io ero a Bruxelles a discutere un progetto di ricerca. Quindi vuol dire che io di fare il ministro proprio lontanissimo da me, ma proprio non mi ha sfiorato.
mi aspettavo magari che Mario Monti mi chiamasse a dare consigli, entrare in una commissione. E quando mi ha chiesto, mi ha detto alle 9:30 di sera, mi ha detto testuali parole: confido che dirai di sì, questa è un'espressione tipica di Mario Monti. No, pensavo dei mari in generale, guardavo tuo marito, insomma. Però. Confido che mi dirai di sì, ma se dici, ma comunque la risposta deve arrivare entro un'ora. Allora, in quelle circostanze, io sono stata un dipendente pubblico tutta la mia vita, perché io ho fatto il professore, prima l'assistente, ho fatto la carriera universitaria. La carriera universitaria è quella di un servitore pubblico. Io l'ho sempre mi piace insegnare, mi piace anche fare ricerca, l'ho fatta su temi socialmente rilevanti, ma quello è al servizio. Anche perché, come dicevamo all'inizio, io considero di avere avuto dalla vita molto rispetto alle condizioni di partenza. Quindi viene, no, un po' che uno dice vorrei restituire. Qualcuno oggi l'ha detto a proposito della vostra comunità. Benissimo. In quelle circostanze non puoi dire no. Non puoi. Anche perché la situazione del paese era veramente difficile. Però io adesso no, direi, cioè adesso tocca ad altri. Il punto è che... E perché facciamo così fatica a lasciare spazio ad altri? Intendo dire noi grandicelli, in generale, in questo paese, perché facciamo così fatica? Da altre parti ci sono manager giovanissimi, vertici politici. Ma vorrei dire con cinismo, il cinismo di Andreotti, perché nella stragrande maggioranza dei casi il potere logora in effetti chi non ce l'ha, e chi ce l'ha il potere se lo tiene. Adesso io devo dire che questo lo disse una volta De Bortoli e gliene fui grata in un incontro pubblico in cui eravamo insieme come tu e io, e lui disse in risposta a una domanda: ma Elsa Fornero non è stata una donna di potere, ma una donna di dovere. E io quello lì mi ci sono riconosciuta. E allora, se tu non sei una persona che esercita, se sei una persona che sente di esercitare il potere, è un po' la storia che dicevamo prima, che all'uomo piace comandare, e quindi se ti piace comandare vuoi continuare a farlo. Anche quando magari qualcuno dovrebbe dirti, scusa, un passo indietro, che forse fatti sarebbe, più in là, come che sarebbe meglio. Il fatto è che quando tu hai il potere, c'hai magari intorno tantissime persone che sono pronte a dimostrare servilismo e non delle persone intelligenti che ti dicono, scusa, guarda che qui hai esagerato, fatti in là, magari prenditi un periodo di riposo a Borgo. E ecco, quello è il punto. Non so se l'applauso è per la scelta di Borgo o per il farsi più in là, poi dopo cercheremo di capire. Allora chiedo a voi se avete voglia di fare delle domande, io sarò il moderatore antipatico, perché, allora spero che giri un microfono, adesso guardo Davide, perfetto. Allora, prima regola, anche per ragioni di Covid, il microfono non molliamolo. Teniamolo stretto in mano, sto parlando a chi lo... No, la cosa migliore, lo tenga lei. Perfetto. Prego. Buonasera. Io sono Davide, sono uno studente della facoltà di Modena e Reggio Emilia, studio economia. E nel corso degli anni molti professori ci hanno consigliato di non fare affidamento sulla pensione, perché molto probabilmente quando noi saremo più anziani o non ci sarà o sarà profondamente ridimensionata. Detto questo, qualche mese fa ho avuto la fortuna di avviarmi verso il mondo del lavoro, e una delle prime cose che ho fatto è stato cercare un fondo di previdenza complementare. Detto questo, volevo sapere qual è la sua posizione verso questi fondi di previdenza complementare e se questi possano essere un valido aiuto a un sistema pensionistico che barcolla. Grazie. Chiamandosi Davide parte bene, no? Sì. Allora, mi dispiace
che lei abbia avuto dei professori che le hanno detto di non fare, di non avere fiducia nella pensione pubblica, perché questo è profondamente sbagliato, secondo me. Quello che i suoi professori avrebbero dovuto dire, ci sono molti moscerini. Sì, sì. Non torni allora, più a Borgo, no, per dirlo, perché no, se... tornerò. Basta andare a dormire prima. Insomma, allora, quello che i suoi professori avrebbero dovuto dirle è che il sistema previdenziale sarà in salute e in grado di darle una buona pensione se lei avrà una vita di lavoro sufficientemente buona. Adesso lei immagini di avere una vita di lavoro buona e io le dico, Elsa Fornero, che con questo sistema previdenziale lei avrà una pensione. Se invece lei mi dice no, se io dovessi considerare uno scenario che non le auguro di certo, in cui lei ha una vita di lavoro precaria, mal pagata, con periodi di disoccupazione e di assenza di lavoro, è come se la costruisce lei la pensione. Allora è chiaro che siccome il sistema pensionistico non è una distribuzione di risorse a priori, lei avrà una pensione insufficiente. Ma l'insegnamento che deve venire anche dai professori è che la pensione è il riflesso della vita di lavoro in generale. Poi c'è qualcuno che è sfortunato e a questo qualcuno noi come società dobbiamo solidarietà. Allora lì gli diamo qualcosa che è un trasferimento e le dirò di più, io quel trasferimento lì lo farei pagare dalle imposte generali, non dai contributi sociali che gravano sul lavoro, quello è sbagliato. Quindi lei, se vede i suoi professori, io dica pure da parte mia che quella indicazione era sbagliata ed è profondamente sbagliato dire ai ragazzi tanto tu la pensione non ce l'avrai mai, perché il messaggio che si deve dare è tu dovrai avere un lavoro e noi società dobbiamo aiutarti ad avere lavoro. Questo è il punto. Lavoro, reddito, donna, uomo, non importa. E allora avrai la pensione. Se invece noi induciamo i giovani a pensare che tanto non ci avranno mai, è sbagliato. Detto questo, il sistema pubblico, quindi è sostenibile. Tra l'altro vi dico una piccola cosa. Abbiamo cominciato con la crescita. Ma quando c'è crescita, anche le sue pensioni, quelle del futuro, se ne avvantaggiano. E sa perché? Perché in quelle pensioni pubbliche non ci sono le banche che le danno un tasso di interesse, ma il rendimento che viene dato ai suoi contributi coincide col tasso di crescita dell'economia. Per cui un'economia che cresce fa fruttare i contributi versati nel sistema pubblico di più. E quindi la crescita aiuta le pensioni direttamente attraverso il rendimento che dà i contributi. Detto questo, io l'ho scritto anche tante volte, i fondi pensione fanno un'opera molto meritoria di complemento alla pensione pubblica, ma lei di sola pensione dai fondi pensione difficilmente si creerà, a meno che lei scelga di versare il 30% del suo reddito a un fondo pensione che corrisponde 33% alla sua aliquota pubblica e allora sostituisce, ma non è possibile che lei sostituisca perché lì, a proposito di libertà personale, la previdenza pubblica è obbligatoria e nessuno... Ma non dobbiamo avere sfiducia. La sfiducia, guardate, dobbiamo smetterla di pensare che la pensione venga dai politici e dalla loro generosità. La pensione, e lo dico soprattutto per voi ragazzi, la pensione verrà dal vostro lavoro, dal vostro impegno. Se avrete una vita di lavoro dignitosa, avrete una pensione dignitosa. Con questo sistema, se la vostra vita di lavoro sarà molto sfortunata, neanche il miglior politico oggi può promettervi una buona pensione. È scritto sulla sabbia quella promessa lì. Quindi non ci credete. E invece dovete pensare, ed è questo il compito dei politici oggi, quello di fare in modo che la gente abbia lavoro, che i giovani abbiano lavoro, che non siano costretti ad andare all'estero a trovare lavoro. Lo capite? Questo è il punto. Sa perché mi sono scaldata? Perché questa sfiducia che c'è
in un sistema. Il sistema previdenziale è una delle istituzioni del paese, è una casa comune che deve oggi, che ospita oggi me che sono pensionata, quelli che stanno ancora pagando i contributi e voi che ci entrerete quando lavorerete. Questa è la casa comune. Noi dobbiamo pensare, c'erano tante crepe, non le abbiamo messe a posto tutte, ma adesso non mi dite che bisogna picconare quelle aggiustature che abbiamo fatto alle crepe per dare sostenibilità al sistema. No. E bisogna anche fare attenzione quando si sbandierano certi diritti senza domandare, come ha fatto il ministro Franco meritoriamente ieri, ma chi paga queste cose? Perché capisce? Siamo a certezza. Grazie Davide. Poi non so se ti crederanno i prof quando andrai a dire, ma detto Elsa Fornero di dirvi questa cosa, adesso poi ci farai sapere. Altre domande? Se alzate il braccio mi aiutate. Prego. Buonasera a tutti. Sono Marianno e volevo chiedere alla dottoressa come mai ci sono dei ragazzi che non lavorano e non studiano. C'entra forse qualcosa il reddito di cittadinanza? Primo. Secondo, io sono diversamente giovane, sono del 39 e quindi ho vissuto la ripresa della guerra, dopo la guerra, e ho visto la guerra, tanto ho visto che la casa qua dietro di De Gasperi, ho visto saltare per aria il tetto. Comunque, il problema era questo che volevo chiedere. C'è stato un periodo che la mia generazione diceva, siccome che io ho avuto difficoltà dopo la guerra, ho patito delle privazioni, eccetera, non voglio che i miei figli patiscano le stesse cose. Punto. Grazie. Ma è vero, dunque, no, adesso si può essere molto critici nei confronti del reddito di cittadinanza, ma non gli si possono attribuire colpe che non ha. Forse, tra l'altro, lasciatemi dire una cosa, questo ci tengo, perché ho sentito ieri sera il presidente Fico dire una cosa che io trovo rilevante, e cioè lui ha detto, ma il reddito di cittadinanza non dobbiamo cancellarlo, e io credo che abbia ragione, però dobbiamo magari rivederlo, perché nessuna cosa nasce perfetta e quindi dobbiamo magari vedere se possiamo aggiustarlo. E tra me e me, lasciatemi dire, mi è venuto da dire al presidente Fico, ma non poteva avere lo stesso atteggiamento nei confronti delle riforme fatte dal nostro governo, di dire ma queste riforme non sono perfette, discutiamole, miglioriamole, forse sarebbe stato, se avessimo adottato questo atteggiamento, che era l'atteggiamento di cui parlavo prima per la Merkel, noi avremmo avuto molto meno incitamento all'odio, molta meno animosità, molta meno divisione nel nostro paese e sicuramente ne avrebbe beneficiato anche la crescita dell'economia. E questo, voglio dire, dovrebbe essere una lezione. Detto questo, prima del reddito di cittadinanza, il circolo vizioso era che i ragazzi erano meno, questi giovani che né studiano né lavorano, però prima del reddito di cittadinanza il circolo era che la pensione delle nonne, piccola, anche perché l'età di pensionamento era bassina rispetto agli altri paesi europei, che la pensione della nonna serviva anche a dare qualcosa ai nipoti. È un aggiustamento, ma non è quello giusto, non è quello ottimale. Le pensioni delle nonne e dei nonni devono servire per il sostentamento della vecchiaia e i giovani devono avere la possibilità di lavorare, se non lavorano studino. Però quello... sai che oggi tanti nonni e tanti genitori stanno aiutando. Certo, anche... ma gli economisti hanno l'abitudine di chiamare questi degli equilibri subottimali, cioè tu raggiungi anche una situazione di equilibrio dalla quale non hai una forza di uscire se non arriva, come dire, una spinta esteriore, un qualche shock magari positivo. E queste cose sono rischiose.
E guardate, io lo leggo molto anche alla pandemia, perché la pandemia con questo distanziamento, con la DAD, con anche la lontananza dal lavoro, io credo che abbia, molti psicologi lo dicono, possa creare dei grossi problemi in termini motivazionali alle persone, perché finisci per trovare un tuo angolino, come ho detto ti basta un iPad per essere collegato col mondo, per sentire, per scrivere sui tuoi tweet, eccetera, eccetera, e vivi, non hai l'ambizione positiva di migliorare te stesso o i tuoi figli. Quello che lei ha citato prima, che io ho vissuto nel mio paese, cioè i genitori che volevano un futuro migliore per i loro figli, questo era una molla fortissima. E noi oggi abbiamo i figli che hanno condizioni peggiori di quelle dei genitori. Su questo non c'è dubbio. Sono più preparati, sono molto più preparati, ma hanno condizioni peggiori, anche redditi peggiori. Grazie. Allora, considerata l'ora e considerati i gesti di Davide, dico solo un'ultima cosa prima di dare la parola a Davide, ed è che in Piazza De Gasperi, di fatto ci hai ricordato le cose che diceva De Gasperi, l'hai fatto in un tempo nel quale forse c'è anche il tempo per ascoltare, no? Non solo il tempo per parlare. Mentre parlavi del tweet mi veniva in mente che Giuliano Amato spesso ha detto in passato, ricordando De Gasperi, no? Cosa sarebbe oggi De Gasperi? Probabilmente con quel volto lì non avrebbe bucato il video, probabilmente non avrebbe passato il tempo a scrivere tweet o cose del genere, avrebbe continuato a occuparsi di nuove generazioni, di future generazioni, e tu ci hai fatto capire che è ancora possibile, e io ti ringrazio. Ma posso dire una cosa? Che io, stando qui anche solo queste poche ore, poi parlando con alcuni giovani, non lo voglio dire in maniera enfatica, ma lo spirito di De Gasperi c'è in questi giovani, guardate che questo è fondamentale. E poi non ci sono gli autoblindo, no? Per la prima volta facciamo un dibattito senza, cioè c'è qualche carabiniere, qualche uomo della giustizia giustamente che a controllare, però che bel clima, no? Non solo dal punto di vista atmosferico, ma anche con queste persone che ci stanno ascoltando. Grazie, grazie per il vostro tempo. Davide. Ringraziamo il direttore Faustini e il coraggio, la lungimiranza e la saggezza di Elsa Fornero. Grazie mille. Non potevamo partire in modo migliore. Auguri per questo festival. E infatti noi non ci fermiamo qui, a domani con un sacco di eventi. Voi avete il libricino, veniteci a trovare, grazie ancora.